Le sfide più impegnative dei nostri tempi è la gestione delle invasioni di specie aliene, tema particolarmente ambizioso in ambienti difficilmente controllabili come quello marino. Le specie aliene o non indigene comprendono tutti quegli organismi che vengono introdotti accidentalmente o intenzionalmente dall'uomo al di fuori della loro area di origine. Alcune di esse riescono a insediarsi nella nuova area e diventare invasive, causando effetti negativi su ambiente, economia e salute umana. Per identificare tempestivamente la presenza di una specie aliena e intraprendere azioni di gestione mirate, è fondamentale dotarsi di un sistema di allerta, ossia un network che integri le attività di monitoraggio e metta in comunicazione il cittadino osservatore con le autorità competenti tramite gli operatori delle aree marine protette e i ricercatori. Abbiamo visto tipo delle meduse, diciamo, però non abbiamo, non so se è proprio quello. Di solito si vede sul fondo, sembra un sì, ma l'avevo visto, esatto. Ma sai, da quando è che ci lavoro, due volte basta. Eh sì, perché non è che l'ho viste frequenti, diciamo. La comunità scientifica riconosce oggi l'importanza di coinvolgere attivamente i cittadini nell'osservazione di fenomeni naturali per ampliarne le conoscenze ed essere di supporto alla ricerca. Questo modo di fare ricerca scientifica, conosciuto come citizen science, scienza dei cittadini, si basa sulla raccolta volontaria di osservazioni da parte dei cittadini, secondo linee guida fornite dai ricercatori. Pescatori e subacquei, conoscitori esperti dell'ambiente marino, sono chiamati a svolgere una vera e propria attività di sorveglianza volontaria, diventando quindi le sentinelle del mare per il rilevamento precoce delle specie aliene. Il progetto Interreg Italia-Malta CAPSNAR ha come obiettivo la capitalizzazione ready to use del sistema di early detection e rapid response
per l'identificazione, il monitoraggio e la sorveglianza delle specie aliene, messo a punto nell'ambito del progetto Harmony. È basato sulla raccolta di dati sulle specie aliene attraverso la conoscenza ecologica locale, uno specifico approccio di Citizen Science. Il fenomeno delle specie aliene, circa 25 anni fa, parlo della mia esperienza, sono stati i pescatori. E con i mezzi di allora, che erano semplicemente telefonini, ci avevano chiamato per dire è arrivata una nuova specie che sicuramente non è una specie nostra. Quindi è importantissimo chiedere a loro quali osservatori primari dell'ambiente marino, perché sono quelli che vanno in mare quasi tutto l'anno, condizioni meteo marine permettendo, per registrare, essere sentinelle del mare di quei fenomeni ecologici osservabili. In realtà questo rapporto tra ricercatori e pescatori c'è sempre stato, spostato su altri argomenti, ad esempio sulla pesca, perché sappiamo benissimo che sono loro la fonte delle informazioni in mare. Attualmente si parla molto di specie aliene, ne abbiamo avuto un esempio quest'estate con l'invasione del granchio blu nel Adriatico e noi abbiamo avuto la possibilità di coinvolgere ancora una volta gli operatori del mare, aggiungerei pure gli operatori delle aree marine protette perché loro possono fare da tramite. Nell'ambito del progetto Harmony, che è il progetto che avviene prima di questo CAPSENAR, nel quale abbiamo avviato le attività di LEP, le segnalazioni dei subacquei sono state fondamentali. Ci hanno segnalato la presenza di questo granchio blu e quindi noi siamo andati a monitorare l'area per poter validare la presenza di questa specie. E questo è un bellissimo esempio di lavoro di gruppo, quindi di rete tra subacquei, ricercatori, pescatori e aree marine protette, che ha dato un risultato meraviglioso. Nell'ambito di questo progetto non è stato fatto altro che implementare quelli che erano gli strumenti e i protocolli che erano stati messi in atto appunto in questi precedenti progetti e poi sono stati applicati a nuove aree marine protette in modo tale da avere un quadro più ampio e più generale di quelli che sono i rischi alla biodiversità che ci possono essere in queste aree. Il protocollo di raccolta dati predisposto e utilizzato nell'ambito del progetto Harmony è stato replicato in nuove aree marine protette dell'area Siculo-Maltese. Gli operatori delle aree marine protette si sono dimostrati validi intermediari tra i ricercatori e i pescatori e subacquei nella raccolta delle informazioni sulle specie aliene, potenziando quindi il sistema di sorveglianza. Come si svolgono le attività di raccolta dati con l'approccio della conoscenza ecologica locale? Il primo passo è vincere la naturale diffidenza iniziale da parte dei pescatori e subacquei nei confronti dei ricercatori. E in questo è fondamentale l'intervento degli operatori delle aree marine protette. Sciolti i nodi della diffidenza, le interviste possono iniziare, facilitate da strumenti informativi come locandine e opuscoli, che agevolano lo scambio di informazioni tra i ricercatori e i cittadini coinvolti. L'incontro con gli operatori del mare, oltre che rappresentare uno strumento di raccolta di informazioni sulle specie aliene, diventa un importante momento di dialogo tra le due realtà, una straordinaria occasione per recuperare storie, esperienze e, perché no, anche leggende legate al mare.